Bene Maxino, io so che l'ultima volta non è che hai avuto proprio una bellissima esperienza con Esisa. Sì! Lei era la mia crush e io ci stavo provando con lei, ma quel maledetto di Alfonsino me l'ha scraffignata. Beh, oggi ti farò felice, baby Maxino, perché ti ho portato un'altra donzella. Calma, ma baby Maxino, allora, lei si chiama Gina, come hai visto, ma e tuo padre già la conosce questa Gina. Mio padre già la conosce? Ma aspetta, non è che mi vuole rubare la ragazza, papà, quel vecchio marpione? No, tranquillo, non c'è questo pericolo. Ok, Gina, ciao, posso sentire la tua voce? Ciao, baby Maxino. Ma che bella voce che hai, ma vieni per caso dal paradiso? No, baby Maxino, calmati, cioè, non esagerare adesso. Va bene, ok, ma scusami, no, ma perché mio padre conosce questa ragazzina, questo splendore, questo angelo? Come l'ha conosciuta? Praticamente tuo padre mi ha fatto sfidare questa Gina su Stumble Guys, ma mi ha battuto perché è proprio una bambina fortissima. Cosa? Ti ha battuto? Ma non l'hai ancora vista? Come fai a dire che è fortissima? Certo, scusami, è che mi sono un attimo fatto prendere. Tranquillo. Io sono un uomo. Io ho tante donne, quindi io devo scegliere con molta cautela. Gina, ciao. Ciao, baby Maxino, come stai? Baby Maxino, non ti emozionare troppo, per favore. Sto molto bene, sì, sono calmissimo. Gina, da quanto tempo giochi a Stumble Guys? Da un anno? Wow, vabbè, sei quasi forte quanto me. Io gioco da 154 anni e infatti sono il bambino più forte del gioco. Vabbè, ma ci sta comunque. Cioè, abbiamo trovato una che potrebbe essere forte quasi quanto me. Chi ha vinto la partita? Ma Geraldo è mio. No. Ehi, aspettate un momento. In che senso? Mate l'amore mio. No, Maxino, tranquillo, c'è stato un misunderstanding. Che cosa vuol dire misunderstanding? Non capisco il francese. Allora, devi spiegarmi un attimo questa situazione, perché tu mi porti le ragazze e poi me le rubi. Cioè, fammi presentare, fammi un po' rimorchiare, scusami. No, baby Maxino, cioè, a questa ragazzina, a questa Gina, gli piacciono molto comunque i ragazzi forti nel gioco. E quindi nello scorso video comunque io avevo vinto un paio di partite, diciamo che si è un po' capito, no? Quindi, per farla innamorare di me, devo vincere tante partite. Però c'è un problemino, sono scarso. Cosa? Non ho sentito, sei scarso? Io scarso? Ma che stai dicendo? Io non sono scarso. È chiaro che sono il bambino più forte di tutto il mondo, di tutta l'Italia, di tutto l'universo, se vuole, Mate, tu che sei forte per Gina, no? Dimmi quante volte ti ho battuto in 1v1. Tutti i giorni ti batto sempre, no? Giusto? Ma baby Maxino, guarda, in realtà tu non mi hai mai battuto. No, non lo ascoltare, è soltanto un impostore pusillanime. In realtà lui non vuole ammettere che io lo batto sempre. Cioè, questa cosa proprio non la capisco, mi fa innervosire. Quindi sei forte? Allora vincimi questa partita. Certo, subito. Però diciamo che sto morendo un po' troppe volte. Sai, quando vedo le belle ragazze io mi emoziono un attimino. Ti prego, non vince le volte. Ti prego, facciamo un patto. Okay. Se non vinci ti do 1000 euro. Mille euro? Ok, è andata. Tutti per te. Io mi tengo la bambina. Tu ti tieni la vittoria, ok? Okay. Cioè, nel senso, non hai capito. Vabbè, ok. Mate, sei troppo dietro. Non ti vedo. Sono troppo forte per te. Sì, guarda, io proprio sono all'inizio, guarda. Maxino, siccome mi stai un po' iniziando a piacere, visto che sei pro, hai addominali, il bel figlio.
fisico. Ti faccio vincere. Ah! No, aspetta, non mi hai fatto vincere tu. Ho vinto io e basta, perché io sono il più forte. E poi comunque sul fatto che ho gli addominali è normale. Guarda che maglietta ho, la maglietta del Legal of Fang Karate. Wow, wow, wow! Guarda, guarda, più, 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 più. Sei pure forte? Certo che sono forte. Sono forte nella vita reale, sono forte su Stumble Guys e sono sempre forte. E mi mazzino, cioè puoi essere forte, però ancora non mi hai emozionato. Quindi fammi vedere come sei un cavaliere. Un cavaliere? Io sto perdendo troppe volte, scusami. Sto un po' di ansia da PlayStation. Ok! Visto che sono un cavaliere, io potrei vincere questa partita. Ma signora principessa, gliela lascio a lei. Vada, vinca questa partita per me, amore mio. Vinca per me. Grazie, ma io avrei vinto lo stesso. Io voglio un ragazzo forte, non che abbia pietà degli altri. Un po' come Mace. Ancora! No, no, Mate! Sì. Cosa hai fatto? Mate, come ti sei permesso? Mate! Mate! Io no! Mate, mi stai rubando la ragazza? Mate! No, no, assolutamente no! Guarda, prenditela, è tutta tua, vai! Hai sentito che cosa ha detto Gina? Sei tutta mia, sì sì! Sì, tu sei bello! Sei forte, però, Mate, cioè, hai capito, è Mate! Ma che cosa? Vuol dire Mate, Mate? No, 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 questa è pazza. No, no, sai una cosa? Sai una cosa? Non mi piace più. Hai capito? Sarai tanto forte. Ma prenditi questo pugno. Oh, maledetta stupida Queen. Adesso ti faccio vedere io chi è più forte. Così smetti di provarci con quel nabbo di Mate. Mate, questa è guerra aperta. Io sono il cavaliere più grosso. Sì, sì, beh, Maxino, intanto io sono arrivato primo. Dirtelo. Non mi interessa, l'importante è la finale, hai capito? E tu, Queen, non sei una ragazza forte. Cosa? Nessun ragazzo aveva detto che non ero forte. Non mi fare arrabbiare. Non è la mia intenzione, però in realtà sì, perché tu devi essere scarsa, basta, tu sei scarsa. Ma sono scarsa? Io sono la più forte. Quando ti faccio vedere io? Ma sei sicuro che questa è una ragazza? Perché ha fatto questa voce un pochino strana. Guarda, sto iniziando ad avere i miei dubbi. Ho una domanda per capirlo. Ho una domanda. Gina? Gina? Dimmi. Ok, è tornata normale. Gina, allora, ho una domanda per te, devo togliermi un dubbio. Ma tu, per caso, sotto le mutandine, che cosa c'hai? Perché, tipo, io so che se sei maschio, c'hai il pipino. Se sei femmina, c'hai la farfallina. E tu cosa c'hai? Perché non lo so. C'ho il pipino. Stavo scherzando, ovviamente. Meno male. Meno male. Però questo non cambia, perché ora siamo in finale. E Maxino Pro deve far vedere di essere il più pro. Non per rimorchiarti, solo per far vedere che è il più forte. Sì. Mamma mia, baby Maxino, tu sì che sei un vero giga chad. Ovviamente, io sono il più giga baby di tutto il mondo. Ah, adesso elimino tutti. Ok, ho colpito uno. Ehi tu, Mate, tu che volevi rubarmi la ragazza, che ora non è più la mia ragazza, che però comunque volevi rubarmi la ragazza. Tu devi no! Stavo morendo, aiuto. Vieni qui, prendi questo. Baby Maxino è il più pro di tutti. Prendete anche questo. Prendete pure questo. Sì, va via. Cadi giù. Anche tu devi cadere giù. Tutti quanti devono cadere giù. Nessuno deve sopravvivere alla forza di Baby Maxino. Via. Mannaggia. Vai via. Sei veramente forte.
ti prego, facciamo pace. Voglio fidanzarmi con te, ti prego, ti prego. Ci devo pensare. Potremmo diventare fidanzatini. Come non potremmo diventare fidanzatini? Secondo voi, devo fidanzarmi con questa bimba oppure no? Ma a proposito, quanti anni hai? Ho 7. Oh, 7 anni, mi piace. Sì, sì, io ne ho 8, quindi ho un anno più piccola di me, secondo i miei calcoli. Ok.